questa comunicazione che è il corpo sostanzialmente, no? Noi partiamo dal gesto, partiamo dal ritmo, partiamo anche dai silenzi espressivi dentro le cose che facciamo. Sono forze che si muovono nella scena, e una scena, avete visto, che ha dei punti molto rigorosi, molto questi tagli, queste geometrie, tutto estremamente preciso, decodificato. Ma dentro questa idea, diciamo, geometrica c'è una grande possibilità per chi fa questa cosa di poter sperimentare ogni volta anche in quelle condizioni, anche in quei momenti di impossibilità, c'è la possibilità di poter sperimentare nell'azione, nel movimento, qualcosa che si rinnova.